Triplo assalto nella notte a Bastia Umbra. Tre attività sono state prese di mira dai banditi intorno alle 4 del mattino: il supermercato Penny Market, il negozio NKD, abbigliamento arredo casa e il bar Les Mood Café, che sta sul retro. Il tutto in via Antonio Gramsci, nella zona chiamata Bastia 2. Sul posto per i rilievi una volante della polizia, del commissariato di Assisi, al seguito del vicequestore aggiunto Francesca Di Luca e la mission vigilanza. Si indaga su tutti i fronti, anche con l'ausilio delle immagini di videosorveglianza del circuito interno delle attività. Dei malviventi nessuna traccia, si sono dileguati molto probabilmente dalla quattro corsie che sta lì vicino, la 75 Centrale Umbra. Apparentemente sembra che non sia stato rubato niente, ma ancora non c'è certezza, potrebbe trattarsi di un atto vandalico o un intimidatorio, ma non se ne capisce ancora la ragione perché nessuno dei responsabili delle attività ha ricevuto minacce. Non è la prima volta che avvengono questo tipo di attacchi a Bastia. Nel corso del tempo il bar è stato già colpito due o tre volte, stessa cosa per il negozio e il Penny Market anche 5-6 volte. La gente ha paura qui. La gente ha paura perché la sera è buio e quindi noi siamo costretti, non viene più nessuno, siamo costretti a chiudere a una certa ora molto presto, perché chi porta i bambini a spasso in questa zona? Ci riporterebbe lei? Ecco. Se Cioè. lei fa un giretto di notte, di sera, vedrà che non c'è un'anima viva perché la gente è tappata in casa. Quindi c'è bisogno di cosa? C'è bisogno di sorveglianza, c'è bisogno di luce, c'è bisogno di un'attenzione in più a questo ghetto, che questo è diventato un ghetto ormai. Questo è il Bronx, il piccolo Bronx di Bastia. Noi siamo emarginati perché paghiamo le stesse tasse che pagano gli altri, ma i servizi non ci sono. Quante volte hanno colpito in questo Tre bar? volte. Sempre con danni o anche con furto? Furto le prime due volte. E danni oggi. Senza niente, stanotte non è successo Stanotte niente. Ma probabilmente non sono neanche entrati. Okay. Quindi lei chiede al sindaco sorveglianza Sì, e illuminazione. sì, perché è vabbè, importante. vuole parlare anche lei, signora? No. Può parlare fuori campo. A Natale anche non c'è mai una luce. Sono C'è. 5 anni che siamo qui, non c'è stata mai messa una Le luce. luci arrivano in fondo alla strada, le luci di illuminazione di abbellimento arrivano in fondo alla strada, ma noi paghiamo le tasse come gli altri. Certo. No, quindi io non dico gli stessi servizi degli altri, però almeno una sorveglianza ogni tanto, una mano ogni tanto, un po' di luce. Chiediamo soltanto un po' di luce in più. Io sono anni che la chiedo ai carabinieri, che loro mi dicono giustamente non è colpa nostra, la chiedo ai vigili e loro mi ripetono, parli in comune. Tutti orecchie da mercanti. Grazie.